Fino a qualche giorno fa sulle reti Rai è andato in onda uno spot che invitava i pazienti a fare causa ai medici per gli errori commessi. Ecco, la categoria si è sentita sotto accusa. Lei cosa ne pensa al riguardo? Beh, trovo francamente ignobile questo spot e questo messaggio, anche perché questo messaggio è causa dei grandi problemi che abbiamo. La medicina difensiva oggi è un grosso problema, cioè abbiamo medici che molte volte sono più occupati a firmare carte o a prescrivere esami che magari non sono così strettamente necessari, ma che servono a evitare una causa o a dimostrare che si è fatto tutto di fronte a un giudice, piuttosto che curare, con aumento di costi, con insicurezza da parte dei medici, con una crescita anche dei costi delle assicurazioni. Quindi la medicina difensiva sta creando dei grossi problemi. Il cittadino ha diritto alla salute, a essere curato bene, a essere evidentemente risarcito se ci sono degli errori, ma un'azione sistematica di contestazione anche a livello giudiziario dell'azione dei medici, che è un'azione fatta da uomini su altri uomini e che riguarda un'azione empirica evidentemente, è quanto di peggio si possa fare per il sistema sanitario. Rischia di disperdere un sacco di risorse e di allontanare i migliori professionisti dal nostro territorio e dal mettere in campo le cure migliori. Quindi io sono allibito del fatto che la RAI abbia mandato questo spot, lo dico anche da avvocato, perché ho dei dubbi anche sull'eticità di questi messaggi. Spero, vuol dire, che ci sia da parte degli ordini, da quello dei giornalisti, dall'ordine degli avvocati e, come c'è stato, dagli ordini dei medici, una netta presa di distanza. Medici sotto accusa, a volte anche aggrediti addirittura. Questo può determinare un'emorragia nel settore in vista del futuro? Oggi, ripeto, i medici sono pochi, devono stare attenti molte volte a come si comportano, perché anche quando lo fanno al meglio delle loro capacità e in totale buona fede possono essere oggetto di denunce che durano anni e anni, e quindi anche con una spada di Damocle che in qualche modo segna il loro percorso. E oltre a tutto questo abbiamo il fatto che i nostri ospedali sono molte volte luoghi in cui i pazienti, i parenti dei pazienti scaricano le loro frustrazioni contro i medici, e quindi il tema della sicurezza negli ospedali è uno dei grandi temi che noi stiamo cercando di affrontare anche con tavoli con le prefetture, per studiare le chiavi migliori per garantire il personale, garantire i pazienti all'interno del personale e complessivamente la sicurezza in luoghi così delicati come gli ospedali.